cavalier Giovanni Terenzi, fondatore dell'omonima azienda di Serrone, in provincia di Frosinone, produttrice di vini cesanese e passerina, ci racconta l'andamento dell'annata vitivinicola 2017 e si spinge oltre nel formulare anche qualche previsione sulla raccolta del 2018. Con la gelata che abbiamo avuto abbiamo perso qualche quintale di uva, però l'annata ritengo che sia un'annata ottima, perché abbiamo del rosso stupendo, del bianco abbiamo presentato il 2016, dice è buono, abbiamo controllato il 2017, a me mi sembra più buono. L'annata 2018 sta germogliando bene. Io sono fiducioso. Un'azienda a conduzione familiare, quella capitanata dal cavalier Giovanni, che vede in prima linea anche i suoi figlioli Armando e Pina, impegnati nella produzione e nel commercio dei vini spesso protagonisti di importanti premi e riconoscimenti. Prendiamo il Villa Santa per il bianco e per i rossi possiamo parlare del Colleforma e del Vaioscuro, che sono il superiore della riserva, che hanno l'espressione tipica delle belle annate. Importante è stato anche il bianco nuovo che abbiamo, lo Zerli, che è un bianco che fa fermentazione e affinamento in legno e viene da un esperimento, qualcosa tipica della nostra azienda, sempre provare, sperimentare, trovare strade nuove per vitigni antichi, questo ci piace fare. E abbiamo presentato quindi l'annata nuova di questo vino, lo Zerli, che è stato un gran successo. Questo ci dà soddisfazione, perché in una terra dei rossi uscire fuori con un bel bianco è veramente una grande soddisfazione per noi agricoltori. E per il cesanese ovviamente diamo conferma a quelli che sono i vini pluripremiati dell'azienda in tantissime manifestazioni, come il Colleforma, che è il superiore, e il Vaioscuro, che è il cesanese del Piglio Riserva, che è la nostra bandiera, il nostro cavallo di battaglia.